Cari amici di Opera Classica, diamo il benvenuto ad un tenore messicano che si chiama Arturo Chacón Cruz, che stasera sarà qui con noi e ci delizierà con il suo racconto e musica. Ciao Arturo! Ciao Serena, mille grazie di avermi nel tuo programma. Grazie a te per aver accettato, insomma, questa intervista. È un piacere. Anche per me. Arturo, come hai scoperto di avere una voce da tenore? Ma guarda, io ho scoperto di avere una voce di baritono secondo i primi maestri, perché io cantavo con la banda di mariachi. Non so se sei familiarizzata con questa tradizione messicana di mariachi. Si chiama tanti musicisti, violinisti, chitarre, violoncelli anche a volte, contrabbassi. E trompette e che facciamo la musica messicana per le serenate. E io cantavo serenate ogni sera, cantavo alle ragazze sotto la finestra, molto romantico. Finché un giorno mia madre mi ha forzato ad andare a scuola a prendere un po' di disciplina, come lei voleva, per studiare un po' di canto classico. Che io non lo volevo perché secondo me l'opera era per i vecchi e per le persone molto educate, pensavo io, ma non potevo sbagliare di più. Sono stato sconvolto dalla prima lezione di canto perché ho scoperto la lirica e mi ha preso e sono veramente felice di questa opportunità perché mi ha cambiato la vita. E sono qui a parlare con te adesso, dopo cantare a Roma, è un sogno diventato realtà. E qual è l'opera che ti ha sconvolto, la prima opera che tu hai ascoltato e che ti ha sconvolto? È stata la Traviata, è una coincidenza molto, molto bella perché ci parliamo adesso per questa Traviata che abbiamo fatto appena adesso a Roma. Io ero nell'anno 98 e sono andato a 800 km dal paese mio, che per noi è poco, il Messico, perché siccome è tanto grande il paese, per ascoltare e cantare nel coro della Traviata, e non potevo credere, questa arte non avevo, da dove vengo io non c'era neanche teatro, è un paese piccolo, senza molte opportunità culturali. Allora, per me, trovarmi con questa bellissima cosa, che è una scena dove tutti è come andare in cinema per me, e poi cantare, essere parte di una storia sul palcoscenico, mi ha cambiato la vita. Proprio lì ho deciso di lasciare tutto e diventarmi musicista. Ci racconti un po' della tua vittoria a Placido Domingos Operalia nel 2005? Certo, io dal 2000 che ho conosciuto il maestro Placido, io ero un baritono in quel tempo e lui mi ha detto, voleva parlare con me, in poche parole mi ha detto: tu non sei un baritono, tu sei un tenore, devi trovare la maniera di trovare gli acuti perché in quel momento non li avevo. Allora lui è stato molto, come ti dico, ottimista della mia voce. Ha detto: mi piace molto, dai, studia e torna a cantare per me. E ho fatto così. Sono andato prima a Boston e poi a Houston e San Francisco a studiare lì con i maestri, anche di scuola molto all'italiana. E finalmente ho trovato la vocalità di tenore. E quando sono stato pronto, ho mandato come si dice, sono entrato al concorso Operalia a Madrid. È stata quest'anno 2005, e sono andato con l'aria di Un ballo in maschera, ma se me forza perderti di Verdi. Ho cantato questo, ho cantato anche l'aria del fiore di Carmen, e poi ho cantato anche Zarzuela, la competizione che ho vinto anche, No puede ser, questa famosa
Romanza di Zarzuela che Domingo ha fatto famosa per il mondo. Allora io non pensavo, io volevo solo farmi sentire dal maestro perché mi dicesse: dai, questa è la strada, continua avanti. Ma vincendo questo concorso, avendo dei giudici molto noti, beh, ho avuto subito 10-15 contratti in tasca dopo questo concorso. È da lì che la mia carriera sia diventata internazionale, perché cantavo solo in Messico e negli Stati Uniti prima. Quindi da lì tanti successi e tanti debutti. Non ti chiedo di ricordarli tutti perché sono tantissimi i tuoi debutti, però più o meno puoi dirci quali ruoli hai già debuttato in quali teatri, magari quelli che ti ricordi meglio, che ti hanno emozionato di più. Sì, e i ruoli più significativi nella mia carriera sono, per esempio, i racconti di Hoffman, il ruolo di Hoffman che mi ha aperto le porte di tanti teatri. Ne ho cantato 10 produzioni, inclusa alla Scala di Milano, e poi che ho cantato anche a Vienna e tanti altri posti molto importanti in questo ruolo. L'altro ruolo sarebbe Rodolfo nella Bohème, che ho fatto 21 produzioni di questo, questo è il più, sì, io adoro questo ruolo che è pieno di vita, è pieno di amore, è pieno di realtà, e che ci permette trovare il pubblico proprio nel cuore, perché si canti col cuore, si canti con tutta l'anima, riesci a mandare tanti sentimenti tuoi e anche di Puccini e di tutti insieme, col cast. È un'opera perfetta, io penso, la Bohème, secondo me, per arrivare al cuore. Da lì passiamo alla Traviata, che ne ho fatto 14, e ne faccio la numero 15 a gennaio di Traviata Produzione. E sì, posso continuare, ma senti, ho cantato più di 50 ruoli, e allora questi 3-4 sono alcuni dei più importanti che ho fatto. Sì. In generale tu che repertorio prediligi? Io, se potessi scegliere, io rimango su Verdi e un po' di Puccini. Io direi un tipo 70% Verdi, 30% Puccini, perché mi attira proprio, la mia anima, la mia personalità. Sono molto, simile ai personaggi che questi due compositori, due autori hanno, fatto. C'è una parte mia, anche per il repertorio francese, che mi piace molto il Werther, mi piace molto il Faust, il Romeo, per esempio. Ma se io potessi scegliere, Verdi sarebbe uno dei più scelti. Ci parli un po', ci racconti di questa bella amicizia che tu hai con Placido Domingo e Ramón Vargas? Certo, mi considero molto fortunato, mi considero benedetto da Dio di conoscere queste persone, di avere l'opportunità di parlare dei problemi che uno può avere come cantante, o solo anche per evitarli. Prima di avere i problemi, loro ti dicono: attenzione con questo, attenzione con l'altro, mi raccomando, non cantare questo repertorio ancora. Ora, sono le cose che professionalmente mi hanno aiutato tanto, ma quello che mi considero ancora più fortunato è per il fatto che parliamo anche delle cose della vita. Loro hanno un'esperienza incredibile, di cantare, di avere famiglia, di avere amici, di come fare la vita essendo cantante, essendo un artista che va sempre in giro per il mondo. Rimanere ancora umano, rimanere umile, e questi, non solo consigli, ma anche l'esempio che mi danno di vita, io lo considero un privilegio, che io sempre ringrazio a Dio per questi due amici che ne ho. Senti,
ci parli un pochino del tuo primo solo CD dal titolo Arturo Chacón Cruz le canta a Mexico, in cui tu hai registrato delle canzoni della tradizione messicana accompagnato dall'Orchestra Filarmonica di Sonora, diretto da Enrique Patrón de Rueda, se non erro nel 2014. Esatto, sì, lo abbiamo inciso fine 13, inizio 14, è un CD che io voglio tanto bene perché questa musica è la musica con la quale ho cresciuto e anche si trova per il mondo, per esempio Bésame Mucho nel CD è questa canzone che è stata la più incisa di tutta la storia del mondo, eh? Vuol dire se tu vai e cerchi... Non so, Sole mio, quante volte è stata incisa? Bésame Mucho è quella che è stata più incisa. È così semplice, è così piena di questa semplicità che ti porta ai sentimenti. Non so, io sono innamorato di questa musica e volevo portarla per il mondo, e infatti lo faccio quando posso. Ho fatto un concerto di questo CD, per esempio a Londra, con un grande successo perché il pubblico. In tutti i posti del mondo ama questa musica e per me è un onore portarla. Adesso sto incidendo un altro CD proprio con Mariachi, questa banda con la quale ho cominciato a cantare proprio nella musica. Ho cominciato grazie a loro e sto adesso per onorare questa tradizione, voglio fare questo CD che esce fuori il mese prossimo. Sì, sono molto contento. Oh, quindi abbiamo un'esclusiva. Esatto, sì. Figurati. Sì, presto sarà su Amazon, Spotify e tutte queste le piattaforme digitali e anche penso tipo vicino a Natale sarà anche il CD fisico. Sì. Si avverte un certo entusiasmo che irradia praticamente me e gli ascoltatori. Sei pieno di gioia verso la musica, verso la tua arte, insomma. Per questo ti chiedo che emozioni ti suscita la musica? Cioè, ti sei mai emozionato cantando? Sì, è uno dei problemi che tra virgolette diciamo problemi che ho avuto all'inizio della carriera è che mi emozionavo così tanto che a volte mi si chiudeva la gola per il pianto e ho dovuto imparare a tenere sempre la realtà e sempre essere completamente onesto, ma senza lasciare che arrivasse alla gola o troppo all'istrumento, capisci? Ma io considero ogni volta che salgo sul palco, veramente io ringrazio Dio per questo privilegio di cantare, come lavoro, per avere l'opportunità di esprimere i miei sentimenti per il pubblico e interpretare queste canzoni, queste opere che canto. Lo considero un privilegio enorme di essere dato l'opportunità di fare questo, di essere un artista e provo di essere una persona sul palco che dice i sentimenti, che fa la traduzione tra la musica attraverso l'anima e che esce fuori come suono nella voce. Quindi la musica ti provoca gioia. Gioia, ma anche pianto e anche c'è gioia anche nella tristezza, c'è umanità, è quello che cerco io, proprio gioia, perché la gioia è un sentimento sì molto bello, ma anche sì, io trovo cercare umanità, cercare questo che si perde ogni giorno, che senti la musica elettronica, per esempio, che pum, 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 che non ha niente da dire. E io cerco di provare e anche insegnare a mio figlio, per esempio, di come essere umano, di non perdersi nel telefonino, non perdersi sulle tablette elettroniche, e solo guardare in su, guardare in cielo, guardare accanto a te, che sono altre persone, e comunicarci attraverso
il canto è una cosa da Dio, è una cosa che viene, è un regalo celestiale. Al Teatro dell'Opera di Roma, grande successo per La Traviata di Verdi sul libretto di Piave, regia Sofia Coppola, abiti Valentino. Grande successo generale, ma anche grande successo personale per te che hai interpretato Alfredo Germont. Insomma, ci parli di questa esperienza e di queste emozioni al riguardo? Ma sì, queste, ne ho fatto 21 recite nell'ultimi 16 mesi di questa produzione, tanto a Roma come a Valencia in Spagna, e tutte sono state esaurite, tutte le recite. E questo è come, ma sì, questo è stato per il fatto che c'era Sofia Coppola e Valentino Garavani. E la Traviata di Giuseppe Verdi, che è molto anche conosciuta e molto importante. Ad essere in questa produzione, essere parte di questa produzione così importante che ha avuto molta pubblicità, che ha avuto notarietà per il mondo, che si è parlato su Vanity Fair e tutti altri in TV anche internazionale e non solo su cultura, ma anche su come si dice, tipo cinema, è un privilegio arrivare a un pubblico che non usa solitamente andare all'opera. Allora, abbiamo avuto molto pubblico nuovo che hanno scoperto con questa produzione l'opera. Che si sono resi conto che l'opera non è questo che ti mostra Hollywood, che solo capita James Bond che dietro le quinte che si sparano i cattivi. L'opera è la forma d'arte più completa che puoi trovare. C'era il ballo, c'erano i ballerini, le ballerine anche nel secondo atto, il pubblico. Se tu, noi potevamo guardare le facce del pubblico dal palcoscenico che alla fine erano piene di gioia e hanno scoperto qualcosa di nuovo e io spero che gran parte di questo pubblico nuovo tornerà all'opera per continuare questa tradizione di musica e di regia e di arte. Sì, anche gli abiti, erano molto belli, hanno avuto grande successo, insomma, gli abiti di Valentino. Eh sì. Sì. Sì, gli abiti, sempre che ho la vestaglia verde del secondo atto, dico, me la voglio portare a casa. Era così bella e co molto comoda, anche morbida. Sì, purtroppo non me l'ho potuto portare a casa. Arturo, tu prima ci hai dato davvero una grande esclusiva annunciandoci il tuo nuovo album, ma magari hai anche qualche altro impegno futuro di cui puoi darci qualche anticipazione? Sì, il 2018 è pieno di sorprese. Ne ho il debutto del ruolo di Don Carlo e poi anche il debutto di Cavaradossi in Tosca. E poi, bueno, 2019 ho il debutto del Rodolfo e Luisa Miller di Verdi. Sono ruoli verdiani e questi Don Carlo e Rodolfo che per tanti anni ho voluto fare, ma i miei maestri, tanto Placido come Ramon, mi hanno consigliato di aspettare un po'. E adesso che ho 40 anni freschi, ho deciso di metterli in repertorio fino adesso che li studio ogni giorno con grande passione, scopro che veramente ha valuto la pena aspettare ad avere la maturità vocale, la maturità anche nell'anima per affrontare questi ruoli. Ok. Arturo, puoi fare un saluto nella tua lingua madre al mio programma? Certo,
Certamente, los saludo con muchísimo cariño. Soy Arturo Chacón Cruz y les agradezco su tiempo y habernos escuchado. In italiano anche per gli amici in Italia, qui in Italia. Certo, cari amici, sono Arturo Chacón Cruz. Vi ringrazio di cuore per averci ascoltato e vi mando un carissimo e grande saluto. Grazie Arturo, ti auguro buon lavoro per tutto. Grazie Serena, un abbraccione. Ciao, ciao.